Diventata ormai una consuetudine, o per meglio dire una tradizione, la Domenica delle Palme si affaccia a Cerciopiccola all'insegna della devozione e dello stare insieme. Da un po' di tempo a questa parte, l'intera popolazione si raccoglie all'ingresso del paese, dove si sono potuti raccogliere ramoscelli di ulivo, simboli della pace, donati dagli stessi concittadini, per poi partire in processione in direzione della chiesa del Santissimo Salvatore, in piazza Armando Lombardi. Dopo la Santa Messa, i bambini dell'Azione Cattolica hanno riproposto l'iniziativa Un dolce per la parrocchia, ossia una vendita di torte e pasticcini amorevolmente confezionati dalle mamme e da volenterosi compaesani al fine di raccogliere fondi da devolvere totalmente alla chiesa. Le celebrazioni religiose si sono concluse nel pomeriggio con una via crucis in località Castelluccio. Entusiasta il parroco Don Giovanni Tramontano, che ha elogiato il proprio popolo non solo per le iniziative portate a termine e per la massiccia partecipazione ad esse, ma soprattutto per il fatto che, giorno dopo giorno, la comunità sta crescendo, diventando sempre più coesa e solidale, a testimonianza dell'insegnamento cristiano che si è tutti membri di una sola e grande famiglia.